Stefano Pecoraro, amico fratello di Gabriele Antonini, ma ci unisce una grande passione per l'andrologia chirurgica. Da anni lavoriamo per rimpianti protesici. Oggi sono venuto qui perché io sono un fautore sempre di un accesso penoscrotale dell'impianto protesico. Oggi sono venuto qui per vedere invece una nuova tecnica importata da Gabriele dall'America, e devo dire che Gabriele mi ha convinto assolutamente per alcuni casi specifici per questo nuovo accesso infrapubblico. Un accesso tecnicamente di minimamente invasivo, veramente definito tale, e devo dire di una grande linearità nei movimenti e nella ricerca anche dei punti specifici chirurgici. Per chi non è ancora esperto di questa tecnica, chiaramente, come Gabriele sottoscritto sappiamo, deve passare attraverso una curva di apprendimento abbastanza complessa. Però poi quando ci si arriva successivamente ad avere grande manualità chirurgica, questo accesso indubbiamente facilita i tempi chirurgici, riduce i tempi di infezione nel sito operatorio e dà anche un ripristino immediato dell'attività sessuale. Quindi grazie a Gabriele che oggi mi ha introdotto in questa nuova metodica, diciamo così, di accesso dell'impiantologia protesica. Con Gabriele ci unisce anche una grande passione, quella della nostra società degli urologi dell'ospedale privato, cioè dell'UROP, dove lui chiaramente è un pilastro della chirurgia andrologica, così come tanti altri colleghi, e speriamo sicuramente in futuro di continuare su questa strada e soprattutto di avere ancora con Gabriele la volontà e la pazienza di continuare con le nuove tecniche chirurgiche. Grazie e complimenti ancora.